C'è uno schifo ogni volta che fate una festa, c'è uno schifo in questa casa, un porcaio. Poi non mi chiamate neanche, capito? Cioè fate la festa voi, poi arrivo io, arrivo scemo a pulire tutto, un porcaio. Prossima volta vengo anch'io. Se beh, non mi invitate, no. Mi metto qua in cima con la più la scopa così. Torno la terra, faccio il guardiano alla casa. Guardiano, ecco. Quelli ci che sei, sporcano, ecco, butta la roba, i tuoi amici, quelli il guardiano, è bello che tu sia un guardiano, sei un guardiano antico, classicheggiante, medievale. E come fai? Difendi la casa? Fatto così, dico, difendi la casa. Non dovete più buttare le bottiglie per terra, la roba. La sindrome del guardiano, ce l'hai distinto, ma anche il guardiano che guarda davanti se vengono i nemici a invadere il Mediterraneo. Basta feste in questa casa, dovete mettere il suo il pericolo, l'uomo che protegge dal pericolo, come i cavalieri di Malta. Come i cavalieri di Malta? Vengo qua e dico, chi è che arriva a questa festa qua? No, i cavalieri di Malta non era così, guardavano se veniva il nemico nel Mediterraneo, non è che invitavano la gente alle feste a quei tempi a Malta. Però tu c'hai qualcosa di maltiano. Di maltiano. Bravo, esattamente. Sai che ti dico? Ho due biglietti per Malta. No, adesso no, io adesso Malta. No, scusate, niente, no, ho detto solo che c'è da aprire per te. Stai cercando un ruolo. Hai trovato questa funzione del guardiano e ce l'hai dentro di te. È bello che tu ce l'abbia, perché alcuni hanno questa vocazione e altri hanno vocazioni più importanti. Però la tua è solo difendere una casa, no, non è che sia proteggere il sepolcro. Questo? Cioè, diverti, questo in qualche modo è il tuo sepolcro. E tu, per imparare a difenderlo, scava nel tuo passato. Ma tu sei il cavaliere maltese. Andiamo a Malta. No, ti dico. Ma perché dobbiamo andare a Malta? Ma sempre meglio che restare a casa. Scendi, dai, già, piglia le scale. In fondo alle scale, a destra c'è Malta. Già che ci sei, puoi dare una pulita anche ai gradini. E tanto oggi devo farlo io, sai, che è la mia però giornata. Però attento che non vengano i nemici, no. Mi raccomando, entra già nella dimensione del cavaliere. Eccoci qua, sei contento? È un orario un po' che potevamo stare ancora un po' a letto, ma cominciamo il nostro giro. Alba Maltese. A Malta. Alle nostre spalle la meravigliosa città di Malta, composta da tre città. C'è Floriana, c'è scritto poi qua, cosa che vittoriosa. E cospicua, quelle cose qua. Capito? E Senglea. Poi avremo e visiteremo la meravigliosa Calcara, dove si fanno dove ancora le antiche barche, ci sono quelle i goti, con l'occhio, esatto, che ricordano colorate, le navi belle, fenice. E lì ci sono io a spiegarlo, certo. E poi c'è la Gozo, le isole, tutte. Gozo, dove c'era la ninfa Calipso, quella di Ulisse, quella che balla, no, il tipo con Calipso, dove lui rimane per 7 anni prima di partire per tornarsene a casa. C'è Ulisse. Ci prima un caffeino. Un caffeino, vieni, andiamo. Là c'è il caffè maltese. Guarda la valletta, proprio bella, i cavalieri, i templari. Cavalieri, il bacino, vedi, lì c'è non il bacino. Non provare ad armi. Da sentire, ma questi maltesi che erano dei piccoli granellini all'interno di ingranaggi, certo, mondiali. Cioè, al centro di grandi guerre. Cioè, adesso che mano a mano che si sono gli ottomani, sono i turchi, così, poi i cristiani, poi le cose, hanno sempre combattuto, sempre guerre, sempre bastonate, ammazzate. I maltesi sono cattivi. Poi a un certo punto sono rimasti solo a Malta. Adesso tra di loro cosa fanno? Si vogliono bene o anche... Beh, insomma, rimane, diciamo, il karma del combattimento. Del combattimento. Tre città sono diventate la città della Valletta. Da una. Le tre città. Però rimangono con tre identità. E dentro le tre città, ognuna delle tre, c'è i quartieri. Ogni quartiere contro quell'altro quartiere. No. Sono dei quartieri per gli inglesi, dei quartieri per gli italiani. Quindi per il Manchester, parrocchia contro parrocchia. Quando c'è la festa nazionale, che devono fare la messa e così via, si prendono a randellate e non riescono mai a fare la festa del santo patrono. Allora è vero che non si sposano tra quelli di quartiere? Non si sposano tra quelli di una strada e quelli di un'altra. Siena, niente. Al niente, passano con la banda col piffero e da sopra gli tirano le birre. Quindi allora anche stringendo, stanno diventando anche microcosmo. All'interno anche due tra di loro si bistica. Esattamente. Come marito e moglie. Però guarda questa statua è comunque molto importante. Senti, io non ho voglia di stare a sentire i discorsi, vado verso il mare, così rimango da solo e non c'è rischio che ci bisticciamo.
oppure tra me e me riesco a bisticciare. Questa statua mi ricorda l'impresa che ancora si ricorda come il grande assedio. Religione, coraggio e libertà erano i tre ideali dei cavalieri dell'ordine di San Giovanni, anche se in realtà le tre figure hanno un'aria piuttosto familiare. Lo scultore maltese Antonio Shortino, infatti, aveva studiato in Italia intorno agli anni 30, in epoca mussoliniana, e si vede. Dario? Oi, ma... Hai trovato il mare? Sto andando, ma... Discorsi... Prima del mare, anche se non ti piacciono i monumenti, c'è una storia che tu devi sapere. Non si esce da Malta senza questa storia di uomini, di sangue e di guerra. I cavalieri arrivarono a Malta nel 1530 a bordo delle loro galere. Ammazza che bel posto, si dissero, peccato che c'era poco da stare tranquilli. Anche ai turchi ottomani le isolette piacevano parecchio. E nel 1551 si presero l'isola di Gozo, riducendo in schiavitù la sua popolazione. Nel 1565 si ripresentarono con più di 40.000 uomini. I maltesi però resistettero più di quanto ci si aspettasse. La battaglia del 18 agosto fu tremenda, da perdere la testa. Si contavano morti a migliaia. E gli ottomani decapitarono in mare gli avversari catturati. Mentre i cavalieri, dai loro cannoni, sparavano le teste degli ottomani, uccisi. L'8 settembre terminò l'assedio grazie all'arrivo dei rinforzi, i mercenari spagnoli, siciliani e papali, come quando arriva la cavalleria nei western. Il saraceno se ne tornò indietro con la luna storta, mentre a Malta si faceva festa e si fondò la città di Valletta, intitolata al gran maestro Jean Parizeau de La Valletta, che mai avrebbe accettato la resa e che prese parte ai combattimenti in prima persona. La battaglia era vinta, ma la guerra era veramente finita? Eccoci Davide, ormai l'Occidente sta per essere invaso, senti le sirene, senti, è un allarme. Ma cosa stai cercando? Chi cerchi all'orizzonte? Il nemico che arriva dall'Oriente. Non c'è più nemico, sì, siamo in pace, non c'è nemico e poi casomai giù. Siamo noi che attacchiamo, ma non c'è niente, guarda che serenità. Come che serenità? Vedi, guarda qua. Le navi che vanno, ho trovato anche una radiolina, sì? Una meravigliosa radiolina, sì, che dovrebbe funzionare, eccola. Senti, questa è la musica, la lingua maltese. No, queste sono cose in codice che fanno arrivare quelli con i baffoni. È la lingua maltese, che è una lingua araba, scritta però in alfabeto come non il nostro. Non dire araba, eh. La lingua araba. Che ci sentono. Si può dire quanto si pare, stai fermo, stai attento. Però, dove va la nave? Questo, rilassati, fai un esercizio di rilassamento. Dove va la nave? Verso? Mare. Il mare. Verso Oriente. Il mare, cosa c'è al mare? La spiaggia. Andiamo a sentire un po' di musichetta. Andiamo spiaggia. In spiaggia, perché voglio mettere anche le mine in spiaggia. Perché potrebbero arrivare anche da là. Fai il bagno, ti rilassi, vai tranquillo. No. Non ti preoccupare, i nemici non ci sono più. I can think of nothing better than dancing on the beach. See a girl, you can go and get her, your troubles will be out of reach. On the beach, you can dance to a rock and roll. On the beach, hear the bossa nova played with soul. On the beach, you can dance, twist and shout. On the beach, everybody hear me, come on out on the beach. Come on everybody, stomp your feet. On the beach, you can dance with anyone you meet. Cause your troubles are out of reach. On the beach, you can do the dance that you want to with anyone that you meet. And if the bossa nova doesn't get you, the twist will have you on your feet.
on the beach. You can dance to rock and roll on the beach. Hear the bossa nova played with soul on the beach. You can dance and twist and shout on the beach. Everybody hear me, come on out on the beach. Come on everybody, stomp your feet on the beach. You can dance with anyone you meet, 'cause your troubles are out of reach on the beach. Vedi? Che magnificenza, che soffitti e che cose. I pavimenti, antichi stemmi, qui c'è Cruci, Pire, sarà un cavaliere che c'aveva dei piretti. Verduraio. Poi tutte queste armature fanno un po' paura. I cavalieri dell'Ordine di San Giovanni vengono nel 1530 qua, a Malta. E perché? Perché erano stati cacciati dal sultano nel posto dove era prima, che era Rodi. Ah, l'ha mandate via, questi certo. vagando per questa armatura. Dove si va, veniamo a Malta. E Carlo V, imperatore, gli dice: voi avete Malta, in cambio cosa dobbiamo darvi? Dei soldi, in affitto, niente. Un falcone maltese ogni anno. E sai qual era l'arma che poteva sterminare i cavalieri di Malta? Quale? La ruggine. Questa qui, vedi? Questa? Il gran maestro Jean de la Valette. Ah, quella del nome della Valette. Capito? Cioè? Combattendo contro il turco, aveva questo addosso. Aveva questa, la usava davvero. Il turco, il nemico. Quelli che arrivano sempre, un quel babà. Lì erano i nemici, erano i turchi. Questo qua è l'inventore della cannuccia. Sì, probabilmente sì. Questo? Questo sembra poco. Ma guarda che bello, sono sculture vere e proprie. Sembra quello di Guerre Stellari che fa. Sai come fa? È molto bello. Ci vedo bene dentro. Questo piacerebbe provarla. Ricorda un po' a te, cioè questo involucro senza niente dentro. E questo non aver paura. Eccolo lì il turco. E questi erano molto simili, però un po' più eleganti, devo dire. Andiamo via perché mi sembra. Perché mi sembra che il turco si stia muovendo. Adesso non ci sono più, adesso c'è solo il turismo, è diverso. Andiamo a vedere un quadro del più grande pittore della storia del mondo mondiale. Ma prima di vedere questo pittore ti pregherei di dare un'occhiata a questa casa di Castiglia di León. Basta, probabilmente una delle più belle dimore dei cavalieri di Malta. Dario, non la vuoi vedere? L'auberge di Castiglia, León e Portogallo era la più grande delle case dei cavalieri che vivevano divisi a seconda della lingua che parlavano. Vi risiedeva il gran cancelliere dell'Ordine di San Giovanni che fece raccontare la sua storia in una lingua che si potesse comprendere universalmente. Le due croci rappresentavano l'importanza del personaggio e tutti i riferimenti ai turchi ottomani, il sole e le mezze lune, venivano ostentati per ricordare la vittoria. Ti è piaciuta? Sempre tutte queste notizie che copro. Beh, è bello. Che c'è? Non hai come una sensazione come se qualcuno ci seguisse? No? No. Io ho come la sensazione come se qualcuno. Come se qualcuno ci stesse osservando. Ma figuriamoci, ma cosa vuoi che sia? Ma dai. Hai mangiato? Che è successo? Mi sento come, capito? La battaglia ti ha impressionato però, eh? Come se ci fosse un nemico che, capito? Oppe. Guarda dove t'ho portato, guarda, ecco. Ah, ecco, vedi. Questo è Caravaggio. Decollazione di San Giovanni. La testa. Vedi? C'è Salome. Però questo è il famoso, ma Caravaggio, quello che io ricordo bene era nel 100.000 lire. Sì, c'è scritto il Caravaggio un po' così. Michelangelo Merisi è a Malta, dove nel 1608 fa questa cosa su commissione del Gran Maestro di Malta, perché è accusato di omicidio a Roma. Quindi scappa da scappa. Roma. Scappa. E poi se ne ripartirà da Malta e troverà una morte misteriosa a Porto Ercole. Lo compro. Andiamo a comprare. Dentro il sangue c'è la firma. No.
Quindi è l'unico che ha firmato. L'unico che ha firmato, e la firma è un segno di identità. A proposito dei tuoi problemi di identità, formidabile. Tu puoi cambiare volto, ma non cambi firma. Cioè, in banca vale la firma, non vale la faccia. Vale il naso, perché il tuo naso cambierà. Speriamo. Tu invecchierai, tu peggiorerai, tu andrai verso la risoluzione, ma la tua firma rimarrà quella, capito? E dopo questo è aumentato l'ottimismo. Republic Street è conosciuta per essere desolatamente vuota durante l'orario di pausa pranzo. Poi, come per incanto, si anima, divenendo in pochi istanti uno dei luoghi più affollati del pianeta. C'è addirittura chi stenta a crederci. Perché di botto sì, la piazza è vuota e poi di botto torna gente? Ti vanno a dormire, no? Il fulcrum della mediterraneità, ti fanno dormire di pomeriggio. C'è un'ora che spariscono tutti? Sì, dalle 1 fino alle 4. Dove vanno? Vanno a casa. E cosa fanno? Vanno a dormire. Lei fa la siesta? I don't know. Lei fa la siesta? Yeah. Siesta? No. Lei è la più bella di Malta? Lei è maltese? No. Quando dorme lei, cosa sogna? Quanto dormi? 7 ore. Sogno bella vita. Bella vita. Ma la fate tutti i giorni la siesta? Ma in questo momento è dormiente o vivente? Lei è maltese, è vestita maltese? Sì, questo è il costume maltese. Sogniamo donne probabilmente. Vabbè, arrivederci. La siesta è maschio o femmina? Questa non la so. Non lo sa. Neutrale, credo. Neutrale, fantastico. Siesta come si dice? Siesta... Noi a Matteo chiamo Hamornestrich. Quella cosa lì, ti ringrazio molto. Saluta i fiori, non dargli acqua, mi raccomando. Benissimo, qui dalla siesta di Malta è tutto. Davide, ti ripasso la linea. Sta bene, eh? Sta molto bene, sì. La giacca, questa qua, 163. Per far capire a te che devi prenderlo. Però che, Bello. Senti che... Però che sensazione di pace. Che benessere. Vieni vicino a queste... che ti piace di più. Così guardi fuori. Oh, questa... Stai calmo. Guarda le nuvole. Sono semplicemente filtrate da un colore diverso. Non aver paura. Bello, vedi, lì, tutto rosso, blu, di blu e qui più rosso. Fantastico questo. Malta è la patria del vento e delle nuvole. È una terra mistica. Qua c'è l'arancione. Una terra mistica, ma non bisogna farsi prendere dalla mania mistica. Bisogna stare attenti. Ti seguono? Non ti stanno seguendo, aver paura. I santini che ci sono, stai zitto che si stanno muovendo. Non si sta muovendo, sono ma li vedi anche te allora i santini? Delle Madonne, dei ma li vedi i santini? Li vedi i santini? E perché si muovono e mi guardano a me? Stanno la Madonna mi indica. Stanno facendo il loro lavoro. Di santini. Ma come non senti? Non vedi questa luce arancione che ci illumina? Questi santini del Signore contro l'invasore che ci difende la fede. Non senti una musica? Combattono. Una musica che sale. Davide, ti appare l'angelo custode qua davanti, sì, qua, si chiama Arcangelo Gabriele, c'è una spada infuocata, la Madonna mi qua, tutti questi santi, non ci sono i santi, zitto, senti una musica, una voce, una musica. Questo è il mercatino, che è il mercatino centrale, diciamo, è la madre di tutti i mercatini del mondo mediterraneo. Ah, questa nasce qua? Qui in maniera, diciamo, originaria ci sono tutte le cosucce stampate, finte, per esempio. E là c'è la
la fonte di tutte le stampe brutte negli alberghi poveri. Alla centrale dove sono tutte dove nasce, dove nascono le stampe negli alberghi poveri, sì, le cose sono orribili, le copie delle stampe fatte plastica. Su plastica praticamente, capite? Perché così non si deteriorano. Fiori di primavera, questi si possono trovare a Monza, si possono trovare in tanti posti. Hanno assistito davvero a tutti gli amanti clandestini della Brianza e anche delle zone del Napoletano, del Casertano. L'urlo del venditore ambulante. Questo richiamo esistenziale anche. Qual è la vita? Quella vita. Vedo impegnato. Guarda che è un momento altamente culturale qua. Qui siamo a Medina, Dario. Siamo nel posto più antico di Malta. E io cosa sto facendo? Prendo... Pieno di storia. Io sto prendendo la cosa più antica di Medina. Che? Il tè. Cioè il tè ragazzi, è una bevanda straordinaria, l'ho imparata in inglese, sono venuti in inglese. Cioè davanti alla bellezza della storia, tutti fermi a mangiare il pappone qui a Medina con l'acqua degli inglesi. Meglio che andare a Londra a bere il tè qua, lo sai? Quando avete la pancia piena voi? Quelli con la pancia piena ancora confondono l'età del bronzo con l'età del pranzo. Medina era un villaggio fortificato già nell'età del bronzo e i romani, che la elessero capitale dell'isola, la chiamarono Melita. Nell'870 d.C. arrivarono gli arabi che la divisero in Medina, città alta, e Rabat, la parte bassa. Dopo l'arrivo dei cavalieri e la costruzione della valletta, Medina perse la sua importanza, divenendo semplicemente la città vecchia. Vieni, ti porto a vedere la Medina. La? Medina. Che sarebbe la Medina, città? Medina, la città alta, la città vecchia. Non vedo niente. Vieni. Ah, proprio come fidanzati. Sì, esattamente. Vieni. Non tentare di baciare. Vieni, non ci provare. Vieni, eh? Zapatero. Ah. Senti, ma allora come un viaggio di nozze? Un pochino, no? Cerca di capire, togliti la tua ossessione cannocchialistica. Rilassati dentro questa meravigliosa città. Senti che dimensione. Guardare nel cannocchiale, guarda qua, ti ho regalato una meravigliosa macchina fotografica magica. Meravigliosa non dentro. La è, guarda dentro, però... guarda dentro, ma lo pigia so. Dentro col pistolino. Ma sono quelle vecchie fantastiche, buongiorno. Buongiorno. Sono quelle fantastiche vecchie, quelle certo. Dentro, quelle diapositive. Guarda, che guarda. Una volta c'erano anche le donne nude. Ah, fantastico, quella vedi? Città di... Sai cosa sembra? Sembra quella cara Lindland, ricorda un po' l'intervallo, ti ricordi? L'intervallo, guarda le tutte. Guarda, mi ci voleva proprio questa cosa per rilassarmi un po'. Oh, vedi un po' di bellezza e ti rilassi. Fermati, guarda. Cosa c'è? Guarda. C'ho ragione, hai visto? Ma non c'è niente, non c'è niente. L'hai visto? Aspetta, ti vado guarda avanti. Aspetta, non è questa. Questa qua. Qua, cosa vedi? Vedi, c'è una presenza? C'è qualcosa che segnala una presenza? Non c'è niente. Quella cosa che io ogni tanto vedo, no. È come il film d'Antonioni, com'è quel film lì? Blow up. Quello lì, che lui vede un fotogramma ingrandendolo, vedi che c'è una cosa. No, un delitto. C'è solo nel tuo cervello malato l'idea del nemico. No, è ancora lì. L'Occidente è in pericolo. Dario, non è in pericolo, non c'è niente dentro. Cosa vuoi che ci sia? Niente. Solo bellezza. Dai. Perché
padron Davide mi vuoi portare contro questo flusso di operaiacci che escono dal lavoro? Per farti capire che l'uomo è ciò che fa, l'identità è ciò che si fa, non solo che sei italiano o turco. Loro lavoratori e noi turisti, il turista, vedi, ha una direzione, lo puoi sperimentare. Cioè, il turista va contro diversa mano da quella che... Perché il turista non vede il lavoro che c'è sotto. No, quando l'uomo è turista fa una strada, quando l'uomo è lavoratore ne fa un'altra, capito? Ho capito, e quindi noi contro mano è relativa andiamo all'identità. Ho capito. Ti ho portato a Malta a mangiare. No, ti ho portato io a Malta. Da salve, buongiorno. Buonasera, eccoci qua. Eccoci. Gli dia da mangiare bene a lui perché non è abituato. Grazie. Carpaccio fantastico, grazie. Grazie mille. Allora ti spiego questo. Carpaccio di polipo, detto polpo, anche octopus. Polpo medievale. Questo cos'è? Questo, zio Vergazzola? Questo è un carpaccio di salmone che fanno la sera prima, tutto crudo. Spendono il sale grosso, sì, lo fanno un po' così decantare, dormire con sale grosso, certo, e poi mettono il pepe rosa, vedi? Beh, e questo qui che tu hai davanti, sì, è il rancio del templare. Sì, quando combattevano gli veniva portato su piatti di porcellana un intero bouquet di queste cose qua, e loro tra un dattero e un pezzo di salmone combattevano il nemico. Questo invece è il coniglio maltese che corre velocissimo. Ma però questo ha corso troppo poco. Questo anche è il rancio del templare, e questo è un pesce maltese, un pagello maltese, e una volta questi due si amavano. No! No. E il coniglio maltese con i suoi orecchioni andava lungo l'isola di Malta, arrivò davanti a un piccolo golfo e vide spucare la boccuccia del pagello. Era il terzo trimestre e c'era già un pagello. E si guardarono e si capirono alla prima occhiata, fu un amore fulminante, gli disse: quale dei due dovrà morire per quest'amore? Ti tufferai tu nell'acqua? Ovvero io sulla terra? Il pesce decise di morire nell'aria e dice: se no tu diventi in mezzo d'acqua. Okay. E lei salì e con le labbra appoggiate alle labbra del coniglio, con quegli orecchioni, tirò gli ultimi ranti, e allora in testa ma morire, morendo, il coniglio lo prese negli suoi labbrucci e corse perché disse: io non posso rimanere vivo. Andò da un cacciatore sordomuto che stava qui a Malta e gli disse: cacciatore, uccidi anche me. No. Disse il cacciatore. Sparò il primo colpo vuoto. No. Allora il coniglio prese con le sue orecchie la canna, se la mise davanti, e mentre il pagello sussultava, gli fece fare pum, disse così. Mangia. Ta, così, e morirono insieme. Adesso sono qui. Morirono insieme. Sulla nostra tavola. Ce li mangiamo. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Ma come ti sei conciato? Ma hai detto andiamo a fare un tuffo stasera, preparati. Ma io mica intendevo un tuffo e hai messo la maschera. Avevo capito, andiamo a fare un tuffo. Insomma, vai che siamo a Malta, ma qui insomma il tuffo è metaforico, no? Buonasera. Ora che figura ci fai fare? Ma, ciao, vieni via, vieni. Insomma, meno male che non potevo portare anche le pinne, meno male. Salute. Un tuffo nella notte di Malta. Non è un acquario, sono persone, no? Non sono degli allegri pesciolini. Però funziona questa maschera. Thank you.
che serata. Davide, andiamo a letto che qua ormai è tardi, vanno tutti a dormire. Ma quanti sei conciato? Beh, che cos'ho che non va? Ma sarà che sono stanco io, cioè, andiamo a letto, va che è meglio. Non ti capisco. Non so, ti vedo un po' strano. Strano? Perché? Stavi un po' strano, un po'. Niente, eh? Senti bene? Certo, tu? Va. Andiamo a letto, va che è meglio. Qualche albero, la differenza tra Malta e l'isola di Gozo sono i gozitani. Orgogliosi e fieri, tengono a distinguersi dagli altri isolani dell'arcipelago maltese anche in virtù di una pace e di una vita che altrove esistevano solo fino alla Seconda Guerra Mondiale. Di tanto in tanto si parla di un ponte che dovrebbe unire le due isole principali. Quanto scommettete che non lo costruiranno mai? Guarda, senti che respira, senti. Evviva, evviva. Attento che mi metti i diti negli occhi. Senti che me la... Vedi? La pulita. Vedi che meraviglia? Gli occhiali da barca, li fanno per la patente. Questo li è un luzzo. Questo qua. Un luzzo. E poi c'è la daizza. La daizza è quella che sta a Malta e invece questa è quella che sta a Gozo. Esattamente. Il luzzo di Gozo e la daizza di Malta, che è più lunga e si rema stando in piedi, tipo gondola. E questo è anche un po' Gozo, Gozo dell'isola di Gozo. Esattamente, vedi che ha l'occhio, perché la barca è un essere vivente che cerca di orientarsi nella notte, dove l'uomo non vede la barca, si pensa. E quando la lascia in terra piange. E Ulisse, infatti, aveva barche di questo tipo. E la cosa bella è che sono tutte in legno, lo dico perché sono tutte in legno. C'è il dritto di prua, il paramezzale, vedi, allora questa qua sai. Da noi si chiama pernaccia. Pernaccia. Che la fa sì, è la parte che va avanti. Ma poi c'è qua sotto, abbiamo detto l'opera viva, l'opera morta. Qual è l'opera morta? L'opera morta è quella tua e sarebbe quella che sta sopra, quella che non lavora a contatto dell'acqua. L'opera viva qual quella è? Che sta sotto, questa qua è la linea di galleggiamento, vedi? La questa? Pernacchia qual è? Qual è la pernaccia? Pernaccia è questa qua sopra. Vedi, poi si fa le cose lì per legare sopra, non quella è male. La scocca? Tutto... La scocca non c'entra niente. La gassa? Perché la gassa è tutta roba che non c'entra niente. La cozza? Qua. Eh? La cozza? La cozza è quella attaccata di sotto. Il frifrone? Il frifronone è quello che ci è attaccato di dietro. Ho capito. Andiamo via che se arriva il pescatore si incazza con la bestia, gli abbiamo rotto tutta la rete. Andiamo via. Sì. Guarda che bellezza, l'isola di Gozo. C'ho paura, è un po' alto. Non aver paura, vedi come si protende nel mare. Non mi portarmi qua perché mi vuoi baciare. No, no, no. E questa galoppata di nuvole. Bello, capisci, eh? Quando non vedi le nuvole dici dove sono? Sono nel cielo di Gozo che galoppano verso l'Africa. Ma guarda che bello, che spiaggia, che bello, che colori, che vento, il vento che soffia. Senti, ma senti la musichetta, ha messo anche la filo di fusione. Dario, vieni qua, vieni, vieni, Dario, non è filo di fusione, c'è un mistero, attenzione. Senti la ma la senti anche te? Vieni da qui, da qua è una grotta. Cosa sarà? Ah. Un locale? Ah, ci sarà un Che musica è questa? Sarà un calipso. Calipso? Senti, calipso, preferisco la lambada. Calipso? Ci può andare, ma vediamo giù. Andiamo a vedere. Saranno quelle cose che poi... Ma permesso? Secondo me questa è un'isola misteriosa. Permesso, c'è qualcuno? Questo sarà un locale, tipo night. Guarda da... Buonasera. Buonasera ragazzi. Carine che sono state, ragazzi. Deliziose, fanno eleganti. Poi quella calipso simpaticissima. Ma io pensavo che era un ballo. È una ninfetta allegra. Carina anche l'amico. Non posso diciamo. Non posso mica no, 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 che poi non vorrei fare. Pensa non ma. Che qui Ulisse è stato 7 anni. Vabbè, 7 anni sono troppi, però. 5 minuti possiamo tornare giù, dai, chi se no, ne sono no, stati pochissimo. Abbiamo fatto tardi altrimenti, dai, vabbè che il tempo è relativo, ma comunque... Perché io li sono adesso? L'ora è giusta, ma è il giorno che è strano. Oh mio Dio, Dario, sai che credo che ci sia scaduto il passaporto? Cioè, ci sei stati così tanto dentro? Zitto, zitto, zitto. Ma dove siamo finiti qua? Nelle saline di Gozo, antichissime, meravigliose, alveari di sale. Io pensavo
pensavo fosse orzata. Non è orzata, è sale. Fabbrica, quanto sei rimasti qua, Davide? Sette anni. No, sette anni, no, sette anni. Che vuoi che sia? Ma come vuoi che sia? Sette anni, torno a casa dopo sette anni, i miei figli non mi riconoscono, mi avranno rubato la macchina, mia moglie chissà cosa ha combinato, lì ci da pagare il commercialista, ci sarà svenato, disco orario esploso. Ma vedi che tu continui a insistere, tu dopo sette anni sei sempre tu, cosa vuoi che cambi? L'identità rimane la stessa, non cambia dopo sette anni, Ulisse rimane Ulisse anche dopo i sette anni di Calypso. Noi siamo noi, qualsiasi cosa succeda, sono micro variazioni, nasciamo fatti, capisci? Ma cosa c'entra Ulisse? Cosa c'entra? Io sono mica Ulisse io. Io ho delle cose più importanti, io devo badare a sorvegliare, vigilare l'Occidente, capito? L'Occidente è in pericolo, io devo vigilare. L'orizzonte è sgombro, ma non bisogna mai smettere di vigilare. Bisogna vigilare sempre. Oppure... Oppure che? Oppure saremo invasi, conquistati, perderemo la nostra identità culturale. È inutile che parli. Questa non te la lascio passare. No, intendevo che con tutte queste armi di distruzione di massa non stavo tanto tranquillo. Non dovevano liberarci dalla paura? Non si sa mai con questi militari. Prima ti dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. E per di più uno l'autorità ce l'ha fino a che non è costretto ad esercitarla. A me sta guerra preventiva non è che mi convinca tanto, eh. Però anche morire in un attentato... Vorrà dire che avrò un cliente di meno. Del resto fai bene a non ridere, ragazzo. La tua posizione non è facile a bordo. Ah, oh, che bel modo di ringraziare. Uno vigila sull'orizzonte e poi viene anche trattato a pesce in faccia. Ma chi se ne frega? Non vedo l'ora di essere fuori da tutto questo. Ormai qui siamo in una gabbia di matti. Ha ragione, scusi tanto. È che mi devo proprio sfogare. Vedo che stai meglio. Sei stato fortunato fino ad oggi. Non far lavorare troppo il cervello e vedremo se continuerai ad esserlo. Scusi, ma lei crede veramente che questa sua fortuna spacciata durerà per sempre? E come no? Quando ero bambino mi accorsi che non avevo la linea della fortuna sulla mano e allora presi il rasoio di mio padre e zac, me ne feci una come volevo. Ah, Davide, eri qua. Ti metti a leggere. Invece io ho incontrato di dietro un vecchio marinaio molto interessante, con l'orecchino, la basetta, il cappello da comandante. Cosa leggete? Sto leggendo una ballata del mare salato di Ugo Pratt, lo conosci? No, è bello? Devi leggerlo, è bellissimo. Vabbè, intanto te leggi e io vado a vigilare, perché il lavoro grosso lo faccio Vigili. Io. Andiamo a vigilare. Oltre ad essere la patria di Corto Maltese, il celebre personaggio di Ugo Pratt, Malta ha ospitato molte altre storie. Quante volte al cinema vi è capitato di chiedervi chissà dove l'hanno girato? Beh, spesso l'hanno girato qui a Malta, dove per la strada si incontrano il gladiatore Russell Crowe, l'Achille impersonato da Brad Pitt, Roberto Pinocchio Benigni e il braccio di ferro di Robin Williams. Il villaggio di Popeye, inevitabilmente, è un posto dove si rischia gravemente di tornare bambini. Ci hanno messo delle cose buonissime qui, sai? Ciuccio, fai del ciuccio. Non so cosa che... Lo vuoi usare? Il paciuccio? Ma se non sai leggere, lo sai perché lo sai che mi chiamo così, ma tu non hai mai saputo leggere, perché tu sei ciucco. Ciucca tua sorella. Benvenuti a Popeye Village. Suocera, da grande mi sposerò con uno, con una che avrà una mamma così. Fantastico, eh? Brutto. È brutto. Vieni via. È brutto. Vieni via. Dammi la palla. No, è mia. Io da grande farò il calciatore. Farò moltissimi gol. Poi fallirò e rifarò una squadra. Mio, gol, dentro. Gol! Io da grande farò l'aviatore. Sì? Sì. Io da grande farò il primo ministro. Secondo me non ti riesce a fare il primo ministro. Perché? Ci voglio delle capacità. Vai, vai. Ecco, signorina Olivia. Senti, ma vuoi diventare la mia fidanzata? Sì,
Digli di no, digli di no. Stai zitta te. Vorresti diventare la mia ragazza? No. Perché? È molto povero. Braccio di ferro, perché? Braccio di ferro? Tu... È scemo. Tu è brutto. Io più bella, vero? Sì. Camicia è molto più bella. Gioco più. Vedi Olivia? Andiamo? Andiamo. Sei papà? Sta succedendo cosa disgradevole qua. Stavamo scherzando. Prego, stavo conducendo la giusta punta a voi. Ma no, braccio di ferro. Sì, sì, sì. È stato Dario, io non c'entravo, non volevo assolutamente. Praticamente è successo che lui prima mi ha fatto la corte, poi dopo sono venuto io, lei ha scelto me, ma mi ha ingannato perché poi è arrivato a braccio di ferro. No, Dario, ci ha lasciato tutto il primo, lo sapevo, l'ho organizzato lui. Maledetto Dario. Allora, noi dobbiamo difendere. Non dobbiamo attaccare, ma dobbiamo difenderci da chi attacca. Per difenderci dobbiamo sapere chi siamo, che cosa siamo e un sacco di roba, ma anche dove siamo. Certo. E dove c'è la nostra proprietà. E quindi? Il nostro confine. Se non abbiamo un confine, certo, se non sappiamo... Che cosa devo fare? Devi tenere qua, mi fai da puntello di confine, io adesso... Tu vuoi fare il tuo confine? Sì, perché solo facendo i confini si riesce a capire chi ti entra dentro e chi non ti entra. Rimani lì che faccio un giretto. Un'ossessione, come chiamarla? Fobia del confine? Boh. Ho fatto, no. Fatto un confine lungo, eccolo qua, ho fatto questo qua. Qua. Tieni, tienilo così, tienilo di più, tienilo di più, tienilo di più, sì. Tienilo così. E io faccio, diciamo, il piolo. Oh, adesso te sei il confine, voglio vedere chi viene qua. Dario, ma ti rendi conto di cosa stai facendo? Vedi, la strada in salita e poi la strada in discesa. Pastizzi, Ravlil Pastizzi. Gnacchi, certo, un po' lisbonese qua, non trovi? Andiamo a mangiarci pastizzi, scusa, c'è una bizza pastizzi. C'è la canzone Rabbi Bici che impegna il tuo spida un po' che pisci, sacerò. Buongiorno. Eccoci qua. Pastizzi. Cos'è questo? Il pastizzi. Tipo un calzone. Un calzoncino. Calzoncino un calzoncino al pistacchio calzone, alla pistacchio. Ricotta. No. Cos'è questo? Verde. Un tacco di cocco. Ecco qua, che cosa ti suggerisce tutto questo? Che in che anno questo l'hanno fatto? Qui siamo 3500 avanti Cristo. Che cosa ti viene in mente davanti a questo monumento? Che non c'erano le tapparelle, 3000 anni fa non c'erano le tapparelle. No, non solo questo, l'hanno, qualcosa di l'hanno nudizzato, non l'avevano ancora inventato. No, è anche questo. E no. Che il condono forse non esisteva. No, no, ti deve invece venire in mente qualcosa di diverso, che dentro di te c'è questo. Dentro di me c'è tutto questo? Dentro di noi... Noi mediterranei abbiamo questo, le fondazioni dell'anima sono così. Questo in qualche modo è un segnale architettonico dell'anima mediterranea, mia, tua, di tutti, capisci? Ma io sopra dentro c'ho questa cosa? Dentro hai questa cosa qua, capisci? Quindi attenzione, con rispetto, entra dentro questo tempio del 3500 avanti Cristo. Con rispetto? In cui, certo, sì. No, no. Vai, vai, non pensare a me, fuggi, non pensare a me. Non devi fare né Sansone né Magista. Vedi qui, bei buchi, questi buchi nella pietra antica. Questi tempietti servivano a fare sacrifici e sacrificetti. Tra l'altro qui alcuni sostengono che in queste pietre venissero depilati e poi sacrificati i liguri degli antichi maestri. No, io sono di Firenze. Ah, sei di Firenze. Vedi, e questo è il mistero. Abbiamo attraversato un luogo misterioso che è all'origine della nostra anima mediterranea. Immagina com'era allora. Il Neolitico, capito? Il mare,
la civiltà che inizia, che cresce, da dove veniamo, da dove andiamo, tu che sei sempre così preoccupato dei nemici. Ma tra i nemici che c'è già là. No, ti farò, però l'ha fortificato bene. Ti farò la metafora della stella alpina. Vedi, io ho dentro la tasca, come da sempre, questo piccolo portachiavi. Vedi, c'è una stella marina. Una stella marina. Questa stella marina cos'è? Cos'è? È una stella del mare che deve andare in cielo o è una stella del cielo che è appena caduta nel mare? A che punto della nostra evoluzione noi siamo? Ma se tu cominci io? A relativizzare tutto quanto, avrai meno paura dei nemici, perché il futuro è solo avventura, scoperta, bellezza. Non lo so, guarda che meraviglia questi templi che non avevano tetto, ma sopra c'era soltanto il cielo, Dario. Guarda questo cielo di Malta. A proposito di cielo, dimmi, passami poi i binocoli che da un'occhiatina all'orizzonte. Ancora la sindrome della vedetta. Ma non voglio più vedere niente, niente invasioni. E niente. Che vuoi vedere nel cielo? Ma ci sono gli uccelli che si accoppiano, le nudiste sulle spiagge, c'è un sacco di roba. Il falcone maltese. Bravo. Esattamente, ma scusa, non dobbiamo partire adesso, andarci in aeroplano? Tornare a casa? L'aereo può aspettare. Ah, ma eri tu quello che invece non voleva mai partire. Sei cambiato. Sai cosa ti dico? Dimmelo. Sempre meglio che restare a casa. Furbacchione.